Buongiorno Bruno. Andrea. Lo stai facendo? Questi sono dei geni, qua hanno pensato a tutto, dei grandissimi. Cioè? La vedi quell'iconcina lì, sul touchscreen? Pare che tramite quella tu possa ordinare la colazione e fartela portare direttamente a casa. Ah, colazione a domicilio, bellissimo. Infatti io mi sono appena ordinato 6.45 domattina caffè doppio. Te lo portano ai piedi del letto? Pare di sì. Alle 6.45. E te ti svegli così presto? No, mi sveglio alle 9, 9 e un quarto. No, dico, l'ho appena ordinato, ma l'ho fatto recapitare a casa di Roberto. Così diamo una bella sferzata alla sua esistenza d'acqua, eh? Idea zelante. E poi almeno una volta arriva puntuale. Sempre in ritardo. Buongiorno Bruno. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Guarda lì, c'è anche cannolo alla siciliana. Lì sotto c'è pastiera napoletana. Cioè, questa non è un'applicazione, ragazzi, è una divinità. Scusate ragazzi, ma adesso se uno volesse ordinare un cappuccino può andare direttamente o deve per forza passare per quel coso lì? Quel coso lì. Ma come poco romantico, guarda. Ma cosa c'è poi di romantico nell'ordinazione di un cappuccino? Beh, ma te stai scherzando? Ma vuoi mettere il rapporto di sottile complicità che si instaura tra barista e cliente? Quel suo consigliarti, la brioche piadata a te, il dolcificante che fa al caso tuo, quel rapporto un po' nascosto di amicizia che si crea nel momento in cui produce la schiumetta che poi andrà a depositarsi sopra il labbro a disegnare quei baffettini che ti porterai in giro per tutto il giorno, ma ragazzi, ma sono cose impagabili. È che quel coso gli è freddo, ma proprio freddo, 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 freddo. Un succo di pera col ghiaccio, guarda. Come la vedi? Che poi freddo. Dipende da che punto di vista analizzi la questione. Esatto, dipende. Dipende? Ma sì, perché il rapporto col barista è una cosa vecchia ormai, quello conseguenziale uno a uno, che magari il barista poi era uno una volta che non aveva neanche voglia di risponderti, annoiato, uno che aveva la gastrite. La gastrite? Sì, è un esempio per dire. Invece adesso no, adesso siamo nel futuro, è completamente diverso. Adesso puoi condividere la tua scelta col mondo intero. Puoi condividere, non so, il tuo desiderio di berti un latte di soia parzialmente scremato oppure di mandorla dietetico. Perché esiste il latte di mandorla dietetico? È un esempio. Chiedi. Sarebbe come se dicessi io prendo un caffè d'orzo doppio con una tazzina a parte di latte di cocco, sì. Per dire. Sì. La relationship col barista. La? Lascia perdere. Non c'è più. Adesso siamo nel futuro. Il barista in quanto entità fisica non esiste più. Adesso puoi condividere la tua scelta con un amico di Vancouver. Ma ancora questo amico di Vancouver? È un esempio. Non conosco nessuno a Vancouver. Nessuno. Ecco qui un succo di pera ghiacciato per Roberto, un latte di soia parzialmente scremato con latte di mandorla dietetico a parte per Andrea e un caffè d'orzo ristretto in vetro con una goccia di latte di cocco per il nostro Bruno. Ma porco... Zitto! Anche perché il suo in una mattina tende a piantarsi qui.